mamma, oddio mamma! Figlio mio, che hai mai fatto? E mo con che faccia vado in giro per Montesilvano? Se incontro la signora Treves, che ci dico? Franca, tu sei sua sorella, no? Digli qualcosa! Teo, digli una cosa pure tu, Teo! No, io no, io è meglio che non parlo. A me l'ingegnere Treves mi voleva far cacciare dall'ufficio vendita della UPIM quando ha saputo che ero cognata a questo qui. Meglio che mi sto zitta pure io, mamma, perché se no a questo gli devo fare una faccia da schiaffitanda. Ancora schiaffi? Non ti sono bastate quelle che mi rifilate da picco, eh? Andò! Non fa quel sorrisino, se poco poco vengo lì. Prima te battezzo e poi te ricresi. Figlio disgraziato, è fortuna che l'ingegnere Treves non farà la denuncia. Mi dice che non fa la denuncia, però noi... A me quando dice sto noi, mi fa diventare matto. Ma noi chi? Chi siete voi? Chi vi credete di essere voi? Noi, da fonti segrete, abbiamo saputo che ci renderà la vita un inferno. Bene, vi saluto che stanno a perdere il treno per Bologna. Per Bologna? Statevi bene. Ma oh, che è quella faccia? Io vado a studiare, mica a giocare. E chi ti crede? Con quei capelli lì non ti crede nessuno. Tu ti vuoi sbandare. Tu a Bologna ti vuoi sbandare peggio di come ti sei sbandato qua. I tuoi genitori sono troppo buoni con te, Andò. Perché non ti hanno spezzato le ossa da ragazzino? Se rimandi questo viaggio inutile a Bologna e vieni a lavorare con me in cantiere, vedi come cambia. No, grazie, Segiro. Io con i cantieri mi ci prendo poco. Eolo, digli qualcosa tu per piacere, va. Che gli devo dire? Tu non sei nato per studiare, Andò. Tu sei nato lavoratore. Tu sei una roccia degli Abruzzi. Resta. Che so ste creste? Che ci azzecca coi campi? Uno che di cognome fa dall'uto. Punk, no campo. Michele.